Beh, oggi è una lezione abbastanza importante in realtà, perché dobbiamo proseguire, dobbiamo, diciamo, dare un po' le basi di quella che sarà appunto l'argomento della lezione, che è la topologia degli spazi metrici. Allora, vi ricordo cos'è uno spazio metrico. X è un insieme sul quale è stata fissata una distanza. Una distanza è un'applicazione da x per x, cartesiano x, a valori in 0 più infinito, che aveva tre proprietà, se vi ricordate. La distanza era maggiore o uguale di 0, soprattutto anche qua, ed era uguale a 0 se e solo se x era uguale a y, poi era simmetrica e poi valeva la disuguaglianza. Poi abbiamo visto che cos'era la sfera aperta di centris con 0 e raggio epsilon, era l'insieme degli x da un t, la distanza di x da x con 0 è minore di epsilon. Poi avevamo visto il concetto di intorno di un punto x, x con 0, uso questa simbologia per dire che u è un intorno di x con 0, uso questa U script che è, diciamo, U corsivo diremmo noi, che sta a indicare la famiglia degli intorni di x con 0. U di x con 0 è uguale all'insieme degli U contenuti in x, tali che U è intorno se solo se per definizione esiste un epsilon maggiore di 0, tale che x con 0 appartiene alla sfera di centri con 0 di raggio epsilon che è contenuta in x. Quindi un insieme per chiamarsi intorno di x con 0 doveva contenere una sferetta di centri con 0 di raggio epsilon, deve contenere una sferetta di centri con 0. Dire che U è intorno di x con 0 si può dire anche che x con 0 è intorno. Poi abbiamo detto che un insieme A, sottoinsieme A di x, è aperto se e solo se per definizione A è intorno di ogni proprio. Possiamo dire anche, possiamo indicare con A script la famiglia, in realtà in genere invece che con A indichiamo con tau la famiglia degli aperti X. Si indica in genere con tau. Tau si chiama una topologia. Chi è la topologia sull'insieme X? È la famiglia degli aperti. Adesso ne vedremo le proprietà. Se abbiamo quindi una metrica, abbiamo gli intorni e abbiamo gli aperti. In realtà potremmo avere gli aperti anche senza avere una distanza. Adesso vedremo che la famiglia degli aperti deve avere certe proprietà. Vedremo prima le proprietà degli intorni e poi quelle degli aperti. Dopodiché, diciamo, se noi avessimo un insieme e una famiglia di sottoinsieme di x con quelle proprietà, la potremmo chiamare famiglia degli aperti. Ok? Quindi non è necessario avere una distanza per avere una topologia, però le topologie che noi vedremo saranno quasi sempre, si dice, indotte da una metrica, cioè c'è sempre una distanza in quello che facciamo noi. Ci sono però dei casi in cui non è necessario avere la distanza. Come si applicherà
tutto questo al caso della retta reale, la retta reale ha la sua distanza. Qual è la distanza che usiamo noi? La distanza euclidea, cioè il valore assoluto della differenza. Allora, andiamo a vedere come prima proposizione le proprietà degli aperti. Un certo punto di scontro. Allora, la famiglia degli intorni di scontro, la proprietà degli intorni, scusate. Ho scritto bene ma ho detto male. Proprietà degli intorni di scontro. Allora, prima proprietà. Se U appartiene a U di scontro, questo mi dice che X con 0 è un La seconda proprietà, se U è un intorno di scontro e se V contiene U, allora V è pure lui un intorno di scontro. La terza proprietà, se U1 e Q2 sono intorni di x con 0, allora U1 intersecato U2 è ancora un intorno di x con 0. La quarta proprietà, se U è un intorno di x con 0, esiste V intorno di x con 0, tale che U appartiene alla famiglia degli intorni di Y per ogni Y appartenente. Io qua ho fatto la V. È meglio fare la V con questo, diciamo, con questo segmentino che va verso destra, all'apice destro della V. Per quale motivo? Perché quando uno poi va di fretta, è chiaro, questa è una U perché è tonda, questa è una V che qua c'ha un tavoloso. Però che succede? Quando uno va di fretta, disegna la V, un tavoloso non si vede, sembra una U. Invece se ci metti questo è un fatto puramente grafia, se ci metti questo svirgolo, questa svirgolina qua, non è più possibile confondere la U con la V. Ok? Queste sono le proprietà degli aperti. La dimostrazione di queste proprietà è pressoché banale. Andiamo a fare la dimostrazione. Allora, se U appartiene a U di x con 0, questo vuol dire, per definizione, che esiste un epsilon maggiore di 0, tale che U contiene B di x con 0 epsilon che contiene x con 0. Quindi, allora, 1 e 2 sono ovvie. Perché la prima proprietà dice che se ha un intorno, x con 0 ci sta dentro, e x con 0 sta qua dentro, che sta qua dentro. Anche la 2 è ovvia, perché se questo è un intorno, V che contiene U contiene anche Bx con 0 epsilon, quindi pure la seconda è ovvia. Andiamo a vedere la 3. Allora, per vedere la 3
Allora, 1 conterrà la sfera, i centri con 0 e il raggio epsilon 1 che contiene i centri. U con 2 conterrà la sfera, i centri con 0 e il raggio del 2. Se andiamo a fare U con 1 intersecato U con 2, allora questo contiene B di x con 0 e con 1 intersecato B di x con 0 e con 2 epsilon 2 che contiene a sua volta la sfera di centro x con 0 e il raggio epsilon, dove epsilon è uguale al minimo tra epsilon 1 e epsilon 2. Faccio una figura, questo è 1, e questa è B x con 0 epsilon. Questo è U2, questo non è in realtà, questo è uguale. Ok? Questo contiene B di x con 0 epsilon 2. Chiaramente l'intersezione 1 intersecato 2 contiene la sfera di 2. Perché quella più piccola è contenuta. Questa qua è contenuta sia qua dentro che qua. L'intersezione di due sferette di centro in punto ovviamente è uguale a sferetta. Andiamo a dimostrare l'ultima, la 4. Allora ripeto, se U appartiene a U di x con 0 implica, anzi se solo 6 per definizione, esiste un epsilon maggiore di 0 tale che U contiene B x con 0 epsilon e contiene x con 0. Allora io prendo come V proprio B x con 0 epsilon. Allora che cosa dico? Io dico che se y appartiene a v e quindi la distanza di x con 0 y da y è minore di epsilon, allora u contiene la sfera di centro y e di distanza epsilon 1, dove epsilon 1 è uguale a epsilon meno la distanza di x con 0 da y che è maggiore di 0. Cancello la figura precedente e ne faccio un'altra. Questa è U, questa è x con 0 e questa è la sfera di centro x con 0 di raggio. Sentiamo un po' il concetto. Adesso se io prendo y qua, allora y per stare in questa sferetta, questa distanza deve essere minore di epsilon. Allora se adesso vado a prendere la sfera di centro y e raggio e con 1, epsilon 1, scusate, allora che cosa succede? Allora andiamo a prendere z appartenente alla sfera di centro y e raggio epsilon 1. Allora la distanza d
di z da x con 0 per la disuguaglianza triangolare è minore o uguale della distanza di z da y più la distanza di y da x con 0. Ma la prima è minore di epsilon 1 e la seconda è minore di epsilon meno epsilon 1, perché chi è epsilon meno epsilon 1? Esattamente la distanza di x con 0 da y. Ok? E quindi che è epsilon, che è quello che dovevo dimostrare, cioè come si enuncia quest'ultima proprietà? Se un insieme è un intorno di x con 0, in realtà c'è un ulteriore intorno di x con 0, perché che b di x con 0 epsilon sia un intorno di x con 0 è ovvio, perché contiene se stesso, che contiene x con 0. Quindi se vado a prendere b di x con 0 epsilon, questo è un intorno di x con 0 più piccolo. Ma che cosa succede? Che l'insieme di partenza è intorno non solo di x con 0, ma di tutti i punti dell'intorno di x. Quindi vedete, la 4 stava scritta qua, la metto su così la commentiamo. Dato un intorno di x con 0, esiste un intorno più piccolo di x con 0, tale che u sia intorno di tutti i punti dell'intorno. Chi è questo intorno più piccolo? Per esempio, b di x con 0. Ok? Quindi quando un insieme è un intorno di un punto, non è un intorno solo di quel punto, ma è un intorno di un intorno, cioè di tutti i punti di un intorno. Quindi dovete immaginare, questo serve per consolidare, questo discorso serve per consolidare nella vostra mente l'immagine di un intorno che non ha soltanto il punto, ma c'ha tutta una zona attorno a lui. Deve avere una zona di rispetto, come devo dire. Però le definizioni sono quelle che abbiamo dato. Ok? Adesso andiamo a vedere invece le proprietà degli aperti. Le proprietà degli aperti sono prima di vedere le proprietà degli aperti, osserviamo che dalla proprietà numero 2, cioè che se io allargo l'insieme, se era un intorno rimane ancora un intorno, segue che se io faccio l'unione di una famiglia qualunque di intorni del punto, questo è ancora un intorno del punto. Basta uno che è un intorno, quando vado a fare l'unione questo aumenta. Invece dalla proprietà numero 3 segue che l'intersezione di due intorni è ancora un intorno. Per esempio, se faccio l'intersezione di tre intorni del punto x con 0 è ancora un intorno, sì o no? Sì. Sì, perché li fai due alla volta, fai uno intersecato con 2 è un aperto, è un intorno, quello che viene intersecato 3 è ancora aperto, e se sono 4 pure, se sono 5 pure. Quindi in realtà la proprietà numero 3 ci dice che un'intersezione di un numero finito di intorni è un di x con 0 è ancora un intorno. Attenzione che la cosa non vale più se il numero di intorni è infinito. Facciamo questo esempio qui. Prendiamo in R con la distanza euclidea. Se io prendo la sfera di centro 0 di tiraggio 1 su n, chi è? Da 0 devo prendere tutti i punti che distano meno di 1 su n. Dove arrivo? A meno 1 su n a sinistra, a 1 su n a destra. Quindi questo qua in R è intervallo aperto 1 su n, meno 1 su n, 1 su n. È un intorno di 0? Per esempio, meno un quinto, è un intorno di 0? È certo che sì, contiene se stesso, che è un aperto che contiene, che è una sfera aperta. Adesso però andiamo a fare l'intersezione di tutti
questi intervallini. Che è l'intersezione di tutti questi intervallini? Allora io prendo meno 1, 1, meno un mezzo, un mezzo, meno un terzo, un terzo, meno un quarto, meno un quinto, vado avanti così, faccio l'intersezione di tutti, cosa mi rimane? Mi rimane il solo punto. Questo è un intorno di 0? Contiene un intervallo aperto contenente il punto? No. Quindi, come vedete, noi abbiamo una successione di intorni di 0, facciamo l'intersezione e ci viene una cosa, cioè solo il punto 0, che non è intorno. Oh, per vedere se avete capito qualcosa, andiamo a fare l'intersezione per n che va da 1 a più infinito di 0 a 1 su n. Chi viene? Prendo di quegli intervallini, prendo la metà di destra, sempre aperto. Chi è questa intersezione? Che ci sta dentro all'intersezione di questi insiemi? Zero ci sta? Punto zero appartiene a questa intersezione? No, non c'è zero. Prendi il primo. Zero aperto che va da 0 a 1, ci sta zero? No. E allora l'intersezione quando fa? È chiaro che viene insieme a vuoto? Cioè, scusate, ragionate, questo non dovete mai staccare la leva del ragionamento. Questo faceva da 0, si capisce, no? Perché se io prendo qualunque punto che non sia 0, quando prendo n abbastanza grande, sapete che 1 su n è minore di x, se x è maggiore di 0, oppure è maggiore di x, meno 1 su n sarà maggiore di x se x sarà minore di 0. Quindi a un certo punto x esce fuori da questo, quindi qua dentro ci sta 0 e ci sta solo 0. 0 ci sta in tutto questo. Ma allora, questi insiemi sono più piccoli di questi, quindi l'intersezione di questi sarà più piccola di questi, quindi può contenere solo 0. Ma se vai a vedere anche solo il primo di questi insiemi, lo 0 non c'è. Perché 0, 1 per esempio, 0 è aperto, poi non c'è. Chiaro? E quindi se questo era il solo 0, stavolta l'insieme è vuoto. Questo non c'entra con l'esempio che volevo fare, però giusto per capire se sapete fare un'intersezione di una successione di insiemi. Ok, allora cosa prova questo esempio? Prova che noi abbiamo una successione di aperti di intorni di 0 che quando andiamo a fare l'intersezione non mi dà un intorno di 0, cioè la proprietà numero 3 non si può estendere alle successioni, cioè quando andiamo a fare un'intersezione infinita. Ok? Ok. Allora, proprietà degli aperti. Della famiglia Tau. La prima proprietà è che il vuoto e tutto x sono elementi di Tau, quindi sono aperti. La seconda proprietà è che se io ho una famiglia A con lambda con un certo indice che appartiene alla famiglia degli indici lambda grande, allora l'unione per lambda appartenente a lambda grande di A con lambda
Poi so che con lambda, devo aggiungere che con lambda appartiene a tau per ogni lambda appartenente a lambda, allora l'unione di tutti gli A con lambda appartiene a tau pure lui. Quindi la scrivo qua sotto come si enuncia questa proprietà. Si dice che l'unione di una famiglia qualunque di aperti è aperta. Cioè, l'idea è quella che se voi avete un po' di aperti, ne fate l'unione, l'unione viene ancora aperta. Attenzione però, qua c'è un piccolo, non inghippo, ma una cosa alla quale stai attenti. La famiglia degli insiemi aperti si dice indiciata, cioè gli indici stanno in un insieme lambda. Perché non scrivo A con N per N appartenente a N? Perché non so, in quel caso sarei sicuro che la mia famiglia è una successione. E non sono sicuro che sia una successione. Esistono anche famiglie di indici non numerabili. Per esempio, se voi prendete tutte le sfere di centro x con 0 di raggio epsilon al variare di x con 0 in R, x con 0 varia in R, R non è un insieme numerabile. Questo lo dimostreremo domani, perché è un esercizio, lo faremo durante gli esercizi, però R non è un insieme numerabile. Quindi quando per esempio il parametro che indica la famiglia A con lambda varia in un insieme per esempio di numeri reali, in un intervallo di numeri reali, in un altro insieme di numeri reali, potrebbe non essere una potrebbe non essere numerabile, ok? Però non fa niente, o numerabile o non numerabile, quindi o questa è la successione o non è una successione. Quando vado a fare l'unione di tutti questi aperti, viene ancora un aperto. Quindi se sono tutti aperti, l'unione è aperta. Unione di aperti è aperta. Unione di una famiglia qualunque di aperti è aperta. È chiaro? Quindi quando avete insiemi aperti, fate l'unione, esce sempre aperto. Terza proprietà. A con 1, A con N appartenenti a tau, allora l'intersezione per, vediamo qua, qua c'è questa lavagna rovinata, l'intersezione per J che va da, o per H, si chiama per H, che va da 1 a N e gli A con H appartiene ancora a tau. Okay. Quindi stavolta se ne abbiamo un numero finito di aperti, potevo mettercene anche solo due, ma o due o un numero finito, abbiamo capito prima che è la stessa cosa. L'intersezione di un numero finito di aperti è aperta. Allora, queste proprietà si devono dimostrare. Dimostriamo queste proprietà e poi tiriamo un po' le somme. Allora, la prima proprietà è ovvia, l'avevamo già vista l'altra volta. Un aperto chi è? È un intorno di ogni suo punto. Ma siccome il vuoto non c'ha punti e quindi
la condizione è soddisfatta. X sicuramente contiene tutte le sfere aperte, quindi intorno di ogni frutto. La prima è ovvia. La numero 2, sia prendiamo un punto appartenente all'unione per lambda appartenente a lambda via con lambda. Allora, se appartiene all'unione, qual è l'unione? Quali sono i punti che appartengono all'unione? Quelli che appartengono almeno a uno degli insiemi dell'unione. Quindi che vuol dire? Che esiste lambda 0 tale che x appartiene ad A o lambda 0. Ma questo vuol dire che esiste un epsilon positivo tale che x appartiene alla sfera di centro x e di raggio epsilon, che è contenuto in A lambda 0, che però è contenuto nell'unione di tutti quanti. Cosa abbiamo dimostrato? La proprietà numero 2 è sostanzialmente ovvia, cioè nel momento in cui prendiamo un punto dell'insieme, questo deve appartenere a uno di A con lambda, A con lambda è un intorno e l'unione degli A con lambda ha maggior ragione intorno di A. Appartiene ad A con lambda 0, A con lambda 0 è un intorno, l'unione dell'A con lambda ha maggior ragione, essendo più grande. Per la proprietà numero 2 di prima è un intorno. La proprietà numero 3, allora noi sappiamo che esistono epsilon 1, epsilon n, tale che x appartiene alla sfera di centro x e di raggio epsilon h, che è contenuta in A con h per ogni h compreso tra 1 ed n. Cioè, noi sapevamo che questi erano tutti aperti. Allora prendo, diciamo, scusate, devo dire, sia, devo premettere, sia x appartenenti all'intersezione per h che va da 1 fino a n e gli A con h, quindi x appartiene a tutti gli A con h, ma siccome gli A con h sono aperti, ogni A con h è intorno di x, perché essendo un aperto è intorno di ogni proprio punto. Quindi cosa ne segue? Segue che esiste epsilon 1, epsilon h, epsilon n tale che x appartiene alla sfera di centro x di raggio epsilon h, che è contenuto in A con h, e questo deve valere per tutti gli h compresi tra 1 ed n. Ci siamo fino a qui? Quindi ognuno ha la sua sferetta che contiene. Adesso vado a prendere epsilon uguale al minimo tra epsilon 1 ed insieme epsilon 1 e epsilon n. Sono un numero finito, ci sarà il più piccolo. Questi qua erano tutti i numeri maggiori. Sarà il più piccolo. Il più piccolo di questi numeri ancora è maggiore di 0. Allora, quindi che cosa abbiamo? Che x appartiene alla sfera di centro x di raggio x, no? Che è contenuta, diciamo, che è uguale all'intersezione per h che va da 1 a n. La sfera di centro x e di raggio epsilon h, che è contenuta nell'intersezione per h che va da 1 a n degli A con h. Cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se x è un punto dell'intersezione esiste un epsilon maggiore di 0 tale che x appartiene alla sfera di centro x e di raggio epsilon contenuta in questa intersezione, cioè che l'intersezione è ancora. Oh, questo qua, se l'intersezione era infinita, non lo potevo fare. Ricordatevi il caso che abbiamo fatto prima, quando facevo l'intersezione delle sferette di raggio 1 su n di 0. Allora, siccome epsilon n è uguale a 1 su n, se n va da 1 a infinito, il minimo di 1 su n non c'è, mentre l'estremo inferiore fa 0. In quel caso non posso prendere questo epsilon, ma se l'intersezione è finita, questi sono un numero finito, più piccolo di questi è ancora positivo. Nell'altro caso questo non succedeva, okay? Quindi anche la 3 è dimostrata. Oh, abbiamo finito? Non abbiamo finito,
perché dobbiamo come minimo introdurre i concetti di chiusi, le proprietà, il concetto di chiuso che è il complementare di un aperto, le proprietà dei chiusi che però sono facili da dimostrare, e il concetto di parte interna, chiusura, e poi lavorarci un po'. Però perché facciamo questo in generale? Perché questi sono concetti generali che potremo applicare non solo su R con la sua distanza, ma poi faremo analisi 2, avremo Rn, avremo la sua distanza, sempre quella euclidea, e anche lì i concetti saranno gli stessi, gli aperti si definiranno allo stesso modo, quindi non dovremo rifare tutto il discorso. Ma poi potremo anche considerare in analisi 3, sempre di analisi 2, scusate, degli spazi di funzioni, e quindi anche lì potremo definire delle distanze, e quindi anche lì potremo andare a definire degli intorni, degli aperti, dei chiusi, dei compatti. Chiaro? Allora, andiamo soltanto, prima della pausa, andiamo a fare, a definire che cos'è un chiuso, a vedere le proprietà dei chiusi. Guardate che se queste cose le, diciamo, ci mettete un minimo di attenzione, quindi ricordiamo le proprietà degli aperti, le ho appena cancellate, ma è facile da, sono facili da ricordare. La prima proprietà è che il vuoto e tutto X sono aperti. La seconda è che un'unione qualunque di aperti è aperta. La terza è che l'intersezione di un numero finito di aperti è aperta. Chiaro? Queste sono le tre proprietà. Adesso andiamo a vedere la definizione di chiuso. Abbiamo sempre il nostro X, I. Allora, C contenuto in X si dice chiuso se e solo se, per definizione, X meno C è aperto. Quindi chi sono i chiusi? I complementari degli aperti. Allora, uno può vedere chiuso e aperto come due cose alternative, non necessariamente. Per esempio, se tutti i sottoinsiemi di X fossero chiusi, ovviamente sarebbero anche tutti aperti. Se tutti i sottoinsiemi di X sono aperti, anche i complementari, ma i complementari di tutti i sottoinsiemi sono anche tutti sottoinsiemi. Però effettivamente questa cosa si rafforza nella mentalità dello studente, perché nel caso euclideo effettivamente aperto e chiuso sono due cose distinte, ma anche nel caso euclideo ci sono due insiemi, sono solo quelli, ci sono sempre due insiemi che sono sia aperti sia chiusi, perché le proprietà dei chiusi cosa dicono? La prima proprietà dice questo: il vuoto e tutto X sono chiusi. Quindi vuoto e tutto X sono sia aperti che chiusi, che erano anche aperti. La seconda proprietà, se abbiamo una famiglia, diciamo, chiamiamola C con lambda, lambda appartenente a lambda, tale che C con lambda è chiuso per ogni lambda appartenente a lambda, allora l'intersezione per lambda che appartenente a lambda e C con lambda è chiusa. Si dice che l'intersezione di una famiglia qualunque di chiusi è chiusa. Terzo, se C con 1, C con n sono, diciamo, sono tutti chiusi, allora l'unione per H che va da 1 a n di C con H è chiusa.
Quindi la terza proprietà dice che l'unione di una famiglia finita di chiusi è chiusa. Quindi le proprietà dei chiusi sono molto simili a quelle degli aperti, semplicemente si scambiano tra unione e intersezione. Cioè, mentre l'unione di una famiglia qualunque di aperti era aperta, qui abbiamo che l'intersezione di una famiglia qualunque di chiusi è chiusa. Cioè, fin quando prendo chiusi e faccio l'intersezione di chiusi, questo esce sempre in serie. Ok. Per quale ovviamente invece per quanto riguarda l'unione, l'unione di una famiglia finita di chiusi. Per quanto riguarda la dimostrazione di queste proprietà è banale, se vi ricordate le leggi di De Morgan. Cioè, cosa dicevano le leggi di De Morgan? Allora, la prima proprietà è banale, x meno il vuoto fa x, che è un aperto, x meno x, quando dico mi, questa sbarra, questo backslash, si chiama così, backslash, questo indica l'insieme dei punti che stanno nell'insieme di sinistra ma non nell'insieme di destra, x meno. A volte si mette anche proprio il meno, però in genere si preferisce mettere questa sbarra obliqua perché il meno può avere altri significati, meglio che non ci si confonda. Allora questo qua fa il vuoto, cioè l'insieme dei punti che stanno in x ma non stanno in x. Chi è? Nessuno. Allora, siccome il complementare del vuoto è x, vuoto è aperto e il complementare del vuoto, cioè x, è anche chiuso. Il complementare del quindi il vuoto è chiuso, il complementare di x è il vuoto che è aperto, quindi x è chiuso. Quindi siccome il vuoto e x sono i complementari di uni degli altri e sono tutti e due aperti, sono anche tutti e due chiusi. La seconda proprietà, sapevamo che erano aperti. La seconda proprietà, quando io vado a fare l'intersezione di C con lambda, questa non è altro che x, il complementare dell'unione dei complementari. Vi ricordate? Complementare de, scusate, l'intersezione, o se preferite il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari, quindi l'intersezione la posso vedere come il complementare dell'unione dei complementari. Ma allora questi erano chiusi, quindi questi insiemi qua sono tutti aperti, quindi questo insieme qua che è un'unione di aperti è un aperto e quindi questo insieme qua è chiuso perché è complementare. Allo stesso modo, per vedere la terza proprietà, noi dobbiamo fare l'unione per h che va da 1 a n di c con h, ma questo non è altro che x meno l'intersezione per h che va da 1 a n x meno c con h. Cioè, come l'intersezione era il complementare dell'unione dei complementari, così l'unione è il complementare dell'intersezione dei complementari. Ma allora questi sono aperti, questo qui è un aperto perché è un'intersezione finita di aperti, il complementare di un aperto. Quindi, siccome praticamente tutta questa lavagnata è servita a dire che cosa? Che siccome i chiusi sono i complementari degli aperti,
le proprietà dei chiusi si ottengono da quelle degli aperti semplicemente scambiando in un'intersezione. Ok? Adesso possiamo fare.